È partito? Sì. Ok, ciao a tutti ragazzi, come sempre sono i vostri Ivan Nerd e oggi ragazzi mi domandavo. Allora, che film potrei recensire? Vediamo un po'. Sto sul mio computer ragazzi perché voglio un po' vedere i film che ho fatto, che ho recensito. In tal caso se io non mi ricordo, scrivetemi nei commenti quali film ho recensito. Allora, Biancaneve l'ho già recensito. Spider-Man del 1969. Ma sono un pazzo di recensire quel film. Scusate, scusate. Quel film è una cagata pazzesca. È una cagata pazzesca. Vabbè. Ma c'è un film che io quando ero. Perché? Ma c'era un film che io quando ero bambino mi vedevo sempre, non so perché, non riesco proprio a ricordarlo. Aspetta, forse adesso mi sta venendo in mente, sapete ragazzi? Ok, cominciamo. Ricominciamo. Ciao a tutti ragazzi, come sempre sono il vostro Ivan Nerd. Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova recensione. E sì, mi tocca. Eh sì, mi tocca riparlare di film. Ok. Molti mi avevano consigliato Cenerentola, ma non vi preoccupate perché la farò a parte. Allora, cari amici miei YouTuber e anche miei cari amici che mi commentate, insomma. Oggi io che sono io, il vostro Ivan Nerd, oggi ragazzi, voglio parlarvi di una cosa. Voglio parlarvi per l'appunto di Shrek. Infatti questa recensione si chiama Shrek e vissero felici e contenti, la recensione. Allora, partiamo subito con un aneddoto, no? Io ragazzi, quando ero piccolo, io a 9 anni, io ragazzi andavo pazzo di cartoni animati, soprattutto di Shrek, e devo dire che adesso è diventato il mio film preferito. E io ragazzi li ho tutti i film di Shrek. Il primo, secondo, il terzo anche, e li recensirò tutti i film di Shrek e anche i videogiochi. Sì, sono stati fatti dei videogiochi su Shrek. Non mi credete? Non mi credete? Posso capirlo, però a dirla tutta, io i giochi di Shrek ce l'ho. Infatti, ecco. Oh, cazzo, cazzo, aspetta. Per esempio ragazzi, ecco questo, Shrek 2, il videogioco di Shrek, che. Oh cazzo, stavo per fare una cosa idiota. Vabbè, questo qua è il videogioco di Shrek, come potete vedere, ma ve lo recensirò a parte. Prima recensirò tutti i film di Shrek e poi recensirò i giochi di Shrek. Eh sì, è un gioco per la PlayStation 2. 2. Però ragazzi è fatto benissimo, cioè vorrei parlarvi adesso di questo gioco ma non posso. Perché come vi ho già detto prima vorrei recensirvi i film. Partendo dall'ultimo film fino ad arrivare al primo. Infatti oggi ragazzi vorrei recensirvi questo. Shrek e vissero felici e contenti. L'ultimo capitolo. Tra virgolette non ultimo perché ho letto su internet che nel 2019 uscirà Shrek 5. Jeffrey Katzenberg, ma che cavolo stai combinando, con il dovuto rispetto? Ragazzi, Jeffrey Katzenberg è quello che ha fondato la DreamWorks. La DreamWorks ha fatto capolavori come Shrek, Shark Tale, ha fatto Kung Fu Panda, Dragon Trainer, tutti questi cartoni che quando eravamo piccoli ci piacevano. Ma Shrek, ragazzi, Shrek mi è piaciuto tantissimo da bambino, l'ultimo capitolo, perché Shrek e vissero felici e contenti, questo qua l'ultimo capitolo, è uscito nel 2009, nel 2010, scusatemi, nel 2010 è uscito questo film. E quando io nel 2010 avevo 9 anni, e devo dire che il film mi era piaciuto, dai, insomma, ero un bambino, ma. Ma adesso mi sono reso conto che il film visto all'epoca è un pozzo petrolifero. Che in pratica è uno schifo, ragazzi, perché. Allora, ragazzi, per tutto,
Il primo Shrek era fantastico. Shrek 1 era fantastico, ragazzi. Shrek 1, se non l'avete visto, ma credo che l'avete visto tutti, ve lo consiglio a bestia. Shrek 1. Shrek 2 ancora più bello del primo, ragazzi. Shrek 2 è ancora più bello dell'1. Se non avete visto mai la saga di, se non conoscete Shrek, cavolo, siete proprio gente che ha vissuto sotto un sasso, senza offesa. Appunto, parliamo di questo ultimo capitolo, tra virgolette. Comunque spero che la DreamWorks stia continuando a fare Shrek, credo che stia facendo Shrek 5, almeno spero. E ragazzi, allora, parliamo di Shrek e Mr. Felice Contenti, l'ultimo capitolo. Allora, Shrek 4, che sarebbe appunto Shrek Mr. Felice e Contenti, l'ultimo capitolo, mi è piaciuto da mi è piaciuto da bambino sta pazzi questo film. Perché ragazzi, no, ragazzi, ve lo leggo qua dietro, allora: battute fulminanti, gas spiritose e irriverenti, gag strepitose e irriverenti, il venerdì di Repubblica. Cioè, battute fulminanti, gag spiritose. Questo film, ragazzi, fa cagare. Shrek 4, questo qua l'ultimo, fa cagare. Perché? Perché Shrek 1 era fantastico, il 2 ancora di più, il terzo non mi era piaciuto tanto. Il quarto da piccolo mi era piaciuto, questo qua da bambino mi era piaciuto, ma adesso fa cagare. Ma adesso fa cagare, perché a me Shrek mi piace ancora oggi. Adesso voi direte: allora, che cacchio dici che non ti piace Ivan Ned, se dici che ti piace? E in pratica è quest'ultimo film che non mi piace, perché secondo me... Allora, ragazzi, la trama, passiamo subito direttamente alla trama. La trama, pratica come antagonista. No. Partiamo subito dal presupposto che il principe azzurro è scomparso. Uff, così, è scomparso. Non c'è più come antagonista. Il cattivo è questo qua, Tremotino. Che mi sa che fa un cameo in Shrek 2, credo. Non ne sono sicuro, ma poi dovrò controllare. Tremotino, ragazzi, se vi ricordate del film. Tremodino vuole diventare il nuovo re di molto molto lontano. E quindi poi Shrek comincerà ad avere la crisi di mezza età, perché insomma adesso ha pure i figli, che si chiamano Felicia, Falcor e Ferrus, credo. Boh, non so se li ho pronunciati bene. Vabbè, il film, ragazzi, è realizzato molto bene. La DreamWorks fa sempre dei capolavori. Però questa volta è caduta in basso. Perché io, con Shrek, ragazzi, non me lo aspettavo. Da bambino avevo tantissime aspettative per quest'ultimo capitolo. E c'ho anche i pupazzi del McDonald's, io, di questo film. Ok, ragazzi. Ora passiamo agli attori di questo film. La trama non ve la voglio dire, vabbè, ve la dico. Allora, Shrek si è stancato della sua solita vita, da orco. Comincia ad avere la crisi di mezza età, perché insomma ha sposato con la moglie e i figli, e decide di ritornare l'orco di una volta, appunto quando spaventava, quando tutti lo odiavano. E quindi incontra Tremotino, che gli propone di questo contratto, che poi porterà conseguenze che a Shrek, che non... In pratica, ragazzi, in questo film si ricomincia da capo. Cioè, ragazzi, si ricomincia da capo, perché in questo film vediamo Shrek che rincontra Ciuchino, e che Ciuchino è Shrek che rincontra il gatto che si vale. Cioè, insomma, è il primo film, però un po' modificato. Si vede proprio che non avevo un'idea per questo film. No. E ragazzi, allora, gli attori.
Il doppiatore americano di Shrek è Mike Myers. La doppiatrice di Fiona è Cameron Diaz. Stupenda Cameron Diaz. E pensate un po', il doppiatore di Ciuchino è Eddie Murphy, ragazzi. Non sto scherzando. È veramente Eddie Murphy doppia Ciuchino nella versione americana. E il gatto con gli stivali è doppiato da Antonio Banderas, quello là delle pubblicità del Mulino Bianco. E c'è, poi qua c'è scritto anche: si ride tanto e di gusto all'epoca, ma adesso non si ride perché questo film, ragazzi, fa cagare. Fa cagare. Cioè, ragazzi, se proprio volete vederlo, se proprio volete vedere Shrek e Mr. Amici Contenti, l'ultimo capitolo, prendete una busta per vomitare. Non mangiate roba grassa che potrebbe far vomitare. Non guardatelo in pratica. Comunque, ragazzi, se volete, poi da Bishak, guardatevi il primo e il secondo. Il terzo fa un pochino schifo, il quarto fa cagare. Naturalmente, da bambino mi era piaciuto, perché da bambino non ho, perché ero un bambino di 9 anni, non avevo ancora il cervello abbastanza sviluppato come oggi per capire tutte queste cose. Però, ragazzi, secondo me adesso la DreamWorks sta andando troppo giù. Sta calando, invece di andare in alto, sta calando. Cioè, ma che cosa sta succedendo alla DreamWorks? Che cosa sta succedendo? Ok, ragazzi, bando alle ciance e passo alle mie conclusioni. Per me, ragazzi, da piccolo mi era piaciuto tanto. Mi ricordo che sono andato a vederlo al cinema con mio padre, mi era tanto piaciuto. Ma devo dire che era stato un film bellissimo. Per un bambino questo film è bellissimo. Però adesso che sono cresciuto mi sono reso conto della schifezza e delle puttanate che ci sono all'interno di questo film. Perché Shrek 1 è fantastico. Shrek 2 è spettacolare. Shrek 3 così così. Questo qua fa cagare tanto. E allora, vi mostro come stai il DVD, tanto per farvi vedere che ho roba originale e non registrato. Ve lo faccio vedere più da vicino. Il DVD Shrek Forever After, The Final Chapter in inglese. E niente, ragazzi, questa è la mia recensione di Shrek. Lo so che è un po' scarsa, però non vi preoccupate che mo con il tempo mi riprenderò. Allora, ragazzi, scrivetemi nei commenti quale film di Shrek volete che io recensisca per il prossimo video, perché come avevo già detto recensirò tutti i film di Shrek. E quindi, ragazzi, ciao a tutti da vostri Ivanette. Ah, un momento, vi siete resi conto di questa felpa rossa? Beh, stupenda, no? E ben presto il rosso, ragazzi, diventerà la grafica del mio canale. Ok ragazzi, in questo video è tutto. Ciao a tutti da vostri Ivan Ned. Ciao.